Questa mattina a Napoli si sono riuniti i vertici regionali dell'ANAS insieme al sindaco di Caggiano Modesto Lamattina al fine di chiarire le criticità emerse durante le lavorazioni che interessano la strada statale 19 Ter del territorio comunale di Caggiano. Un tavolo di discussione richiesto dal sindaco Lamattina lo scorso mese di agosto, che come portavoce della sua comunità, tra le altre questioni, ha chiesto maggiore controllo, disciplina e trasparenza per quanto riguarda i tempi di svolgimento dei lavori, unita alla garanzia della percorribilità e alla messa in sicurezza delle strade individuate come alternative per il traffico locale dei comuni limitrofi. Il confronto, al quale ha partecipato tra gli altri il responsabile di ANAS Campania, Nicola Montesano, si è tenuto in un clima di piena collaborazione e totale rispetto del territorio, ribadendo la disponibilità dell'ANAS nella collaborazione reciproca tra enti, che si riserva della possibilità di ulteriori incontri per la verifica sull'andamento dei lavori. Lo stato attuale dei lavori vede, per il ponte Ficarola, una apertura a senso unico alternato entro la fine di ottobre, per poi aprire completamente entro fine anno, mentre per quanto riguarda il ponte Massavetere i lavori sono più complessi e si prevede l'apertura per i primi mesi del 2024. L'obiettivo degli interventi è quello di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria stradale, oltre ad eliminare la precedente limitazione in vigore per la circolazione dei mezzi pesanti, così come spiega ANAS.